Ragazzi, oggi un piatto povero. Io lo chiamo piatto povero perché normalmente mia mamma e mia nonna lo facevano nei tempi appunto dove c'era pochissimo da mangiare, mangiavano tantissima verdura. Io oggi utilizzerò le bietoline, voi potete utilizzare gli spinaci o broccoli, insomma, quello che è di vostro gradimento. Ho usato la polpa di pomodoro, ma il pomodoro secco, tipico calabrese, ci sta tutta, quindi andiamo a fare insieme le bietoline spadellate. Qui, come vedete, sul mio ripiano di cottura ho messo un pentolino e una pentola con dell'acqua. Nel padellino metto i pinoli, li faccio abbrustolire leggermente, mentre nell'acqua vado a versare le bietoline. Le faccio lessare leggermente. Di tanto in tanto smuovo anche il padellino con i pinoli. Metto un'altra padella, aggiungo dell'olio d'oliva, aggiungo anche le olive tagiasche, un aglio con la camicia e le acciughe. Faccio soffriggere leggermente. Subito dopo aggiungo, come vedete, la mia polpa di pomodoro. Qui in questo caso potete aggiungere, volendo, dei pomodori secchi. Una volta cotte le mie bietoline, le scolo e le metto direttamente nella padella. Vado a mescolare delicatamente. Tolgo l'aglio con tutta la sua camicia, lascio cuocere ancora leggermente. Ecco, le nostre bietoline sono pronte. Aggiungendo i pinoli abbrustoliti e anche del pane casareccio, tipico calabrese, le freselle per intenderci, oppure del pane tostato. Buon appetito con le mie bietoline!